Perché ogni anno aspettiamo COD? Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Ovviamente con questa domanda faccio un video abbastanza corto per chiedervi un pochettino il vostro parere. Perché aspettiamo COD ogni anno? Secondo me, perché ovviamente noi ci aspettiamo il meglio dalla casa ovviamente di Activision, Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer che si è unita quest'anno. Ogni anno ci aspettiamo un capitolo nuovo di Call of Duty che sia, diciamo, bello, cazzuto come i vecchi titoli dell'Infinity Ward, come i vecchi titoli della Treyarch, come ad esempio World at War o ad esempio un altro, la saga DMV, Final 2, il terzo capitolo ovviamente secondo me ha fatto un pochettino cagare. Comunque sia, ogni anno l'attesa è tantissima per questo nuovo capitolo, anche se sappiamo che è la solita commercialata, sappiamo che è il solito gioco, anche se quest'anno dicono che ci sarà un nuovo motore grafico su questo Call of Duty Advanced Warfare. Boh ragazzi, non so che dire. Sinceramente sono un po' deluso dalla politica che sta attuando Activision, perché cerca di recuperare, diciamo, i big money, i soldi da tutti i videogiocatori per vendere il solito gioco che ogni anno cambia per qualcosina e ogni anno diventa sempre più merdoso. Quindi cosa mi dite voi di questo Call of Duty Advanced Warfare? Perché lo attendiamo tantissimo? Io non lo so ragazzi, io sinceramente sono affezionato alla saga di COD. Lo comprerò sicuramente Advanced Warfare, perché se dicono che ci sarà un nuovo motore grafico, ovviamente aspettiamo anche i gameplay che salteranno fuori in questi mesi. Secondo me questo gioco, diciamo che riprenderà un pochettino il piede di Ghost, a mio parere ragazzi, sempre a mio parere. Ricordiamoci che tutte le case che producono i vari Call of Duty, Activision, Activision, Infinity War, Treyarch e Sledgehammer comunque lavorano sempre per Activision, quindi i progetti di queste tre gireranno sempre in tondo, si toccheranno a vicenda per creare un prodotto migliore ragazzi, per modo di dire. Cosa escogiterà ovviamente la Sledgehammer per intrattenere, oltre al multigiocatore, magari i fan di Zombie, fan di Extinction? Non lo sappiamo ragazzi, boh. Io mi auguro che ovviamente facciano un buon lavoro, come ogni anno io lo spero. Sappiamo che dai trailer alla fine diciamo solo che figata questo gioco, ma sappiamo che il trailer è una presa per il culo, come ogni anno anche Ghost, non so se ve lo ricordate, era fantastico, eppure poi il gioco cos'è? Ditemelo, una merda! Perché Ghost è stato un gioco di merda, a mio parere, anzi non penso che sia solo a mio parere, ma penso che sia il parere di tutto il mondo, è stato un flop totale. Molti sono tornati su un Black Ops 2, compreso me, il sottoscritto ovviamente. Quindi ragazzi, io mi auguro che il progetto di Sledgehammer con Call of Duty Advanced Warfare sia un ottimo progetto, basato su un motore grafico nuovo, ma basato su dei nuovi movimenti un pochettino più articolati, più fighi, come ha fatto Battlefield 4, che ha fatto, anzi prima con Battlefield 3, che ha fatto un lavoro eccellente, un miglioramento veramente degno di nota. Stessa cosa dovrà fare ovviamente la Sledgehammer, comunque sia Activision, con questo nuovo Call of Duty, me lo auguro. Distruggiamo un pochettino questa cristo di mappa che è veramente una merda, sembra di giocare i blocchi di Minecraft. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima, quindi spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella ragazzi.